il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. Scusate, ci teniamo abbastanza a questo articolo. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Dunque, allora, siccome mi hanno eletto a conduttore praticamente di questa giornata, grazie. No, allora, visto che Francesco Moneti ha ricordato che stiamo facendo questo evento davanti al monumento alla Resistenza Europea, ricordo che pochi giorni fa cadeva il 30° della costruzione di questo monumento, che è unico in Europa e che praticamente racchiude in sé tutti i popoli che hanno lottato contro il nazismo e contro il fascismo in Europa. Ora do la parola con piacere al sindaco di Como, Mario Lucini, che vuole portare il suo saluto, che è benvenuto il suo saluto. Grazie.